18 sarebbero le partite sotto osservazione, 12 di Lega Pro e 5 di B e Inter-Lecce, che sarebbe stato un tentativo fallito di condizionamento da parte dell'organizzazione. Il GIP di Cremona delinea l'inchiesta che ha portato ai 16 arresti e alla trentina di indagati per alterazione dei risultati. Tre partite riguardano l'Atalanta e una il Siena, giocata con il Sassuolo il 27 marzo scorso. Il GIP di Cremona, Salvini, usa come esempio Atalanta-Piacenza del 19 marzo, finita 3-0, indicata come una gara scelta da moltissimi scommettitori. 16, tra cui ex giocatori di Serie A, calciatori di serie minori ancora in attività e dirigenti di società, sono stati arrestati dalla polizia a conclusione di un'indagine sul calcio scommesse condotta dalla squadra mobile di Cremona e coordinata dal Servizio Centrale Operativo. Dall'inchiesta è emerso che gli arrestati avrebbero fortemente condizionato negli ultimi mesi il risultato di alcuni incontri dei campionati di Serie B e di Lega Pro. Nei loro confronti la magistratura di Cremona ha emesso 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 9 agli arresti domiciliari. Tra gli arrestati, oltre a Beppe Signori, vi sono anche titolari di agenzie di scommesse e liberi professionisti, mentre gli indagati sarebbero complessivamente una trentina. Gli arresti sono stati eseguiti dagli uomini della polizia a Bari, Como, Bologna, Rimini, Pescara, Ancona, Ascoli, Ravenna, Benevento, Roma, Torino, Napoli e Ferrara. Nel corso dell'operazione sono state eseguite anche una serie di perquisizioni nelle abitazioni degli indagati, in alcune ricevitorie e presso uno studio di commercialisti che avrebbero consentito di acquisire ulteriori elementi utili alle indagini. Nel Barese a Bitonto è arrestato l'ex capitano del Bari Antonio Bellavista, che ha giocato nella squadra biancorossa negli anni tra il 2000 e il 2009. Nella sua abitazione sono stati sequestrati atti e computer. Sempre nell'ambito della stessa inchiesta sul calcio scommesse, la squadra mobile di Ascoli ha arrestato 2 giocatori dell'Ascoli Calcio e di un ex calciatore, attuale collaboratore del Viareggio Calcio. In manette sono finiti il difensore dell'Ascoli Vittorio Micolucci e il centrocampista Vincenzo Sommese, oltre a Gianfranco Parlato, ex giocatore di Serie B e C, attualmente collaboratore del Viareggio Calcio. Sommese, ex capitano dell'Ascoli, era stato messo fuori rosa già lo scorso inverno dalla società bianconera. Micolucci ha invece contribuito sino alla fine del campionato, domenica scorsa, alla salvezza conquistata dall'Ascoli. Anche la squadra mobile di Pescara, guidata da Pierfrancesco Muriana, ha eseguito 2 arresti a seguito dell'inchiesta della Procura di Cremona. Si tratta di Massimo Erodiani di Pescara, proprietario di una tabaccheria a San Giovanni Teatino in provincia di Chieti e gestore per interposta persona di 2 sale scommesse, una a Pescara e l'altra ad Ancona. Con lui in manette anche il portiere del calcio a 5 CUS Chieti, Gianluca Tuccella, impegnato anche come allenatore nelle minori del calcio locale. Inoltre risultano indagati Bettarini e Doni, ancora in attività con l'Atalanta, oltre a Marco Paoloni, 27 anni, originario di Civitavecchia, portiere titolare del Benevento, che sta disputando i play-off per l'accesso in Serie B. Dopo l'arresto, Paoloni è stato trasferito nel carcere di Cremona. Un'ordinanza anche per l'ex centrocampista di Fiorentina, Genova, Venezia, Foggia, Bari, Cagliari e Como Bressan. È stata notificata nella sua abitazione di Cernobbio dalla squadra mobile comasca. Bressan ha vinto la Coppa Italia del 2001 con la Fiorentina e ha poi concluso la sua carriera in Svizzera. Oltre all'indagine parallela della FIGC, la Lega Pro ha comunicato di volersi costituire parte civile. Il calcio italiano è investito da un altro pesantissimo scandalo.